del ciclo di quest'anno, Religioni e Società Contemporanee, organizzato dal Centro Studi Antonio Valletto e dalla Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale. Vi ricordo che la prima lezione che è saltata sarà recuperata giovedì 8 marzo, sempre alla stessa ora, in questa sala, con la conferenza dell'ambasciatore Sergio Romano, sempre sul tema della Russia, Chiesa, società civile e potere politico nella Russia post-sovietica. Settimana prossima ci sarà invece una conferenza del professor Massimo Raveri, che insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, sul tema della religiosità e modernità in Giappone. Ricordo ancora brevemente che quest'anno ricorrono i 10 anni dalla morte di Antonio Valletto, che è stato insomma l'iniziatore del nostro centro studi. Il 1 marzo è l'anniversario della sua scomparsa e ci sarà, per chi vuole, una messa a San Siro alle 17.30 e poi lunedì 5 marzo ci sarà un concerto della Giovine Orchestra Genovese alle ore 21 qui al Carlo Felice, dedicato a lui, a Don Valletto. Poi giovedì 15 marzo alle 17.45 ci sarà una piccola cerimonia qui nel Palazzo Ducale, ma nella sala della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, per il conferimento della seconda edizione del premio Antonio Valletto, che sarà conferito al professor Lorenzo Caselli quest'anno. Oggi abbiamo con noi un nostro giovane collega dell'Università dell'Insubria, dove insegna varie cose, diritto ecclesiastico, diritto canonico, come materie più tradizionali, invece come materie più moderne, comparativa leggi religiose e poi Islam e legge italiana. Insomma, sono materie, insegnamenti più di attualità e anche legati al tema della sua conferenza di questa sera, che è religione e società nei paesi dell'Islam mediterraneo. Il professor Raveri ha avuto diverse esperienze all'estero, in parte in Francia, in Nord America, adesso in questo momento svolge un periodo di come visiting professor a Parigi, all'École des Hautes Etudes, è venuto e ritorna a Parigi e ha avuto anche periodi di ricerca, di lavoro anche in alcuni paesi dell'Europa mediterranea, soprattutto il Marocco e l'Egitto. Quindi è un giurista come il relatore della scorsa settimana, ci presenta certamente uno sguardo di esperto, di persona esperta e competente, di attenta ai problemi del rapporto tra Stato laico e comunità religiose, soprattutto appunto nell'ambito mediterraneo e nel rapporto anche all'interno dei paesi europei con le minoranze islamiche, credo che sia insomma un aspetto della sua ricerca. Tra i suoi studi, i suoi lavori più recenti, ricordo un libro italiano intitolato Libertà religiosa in Italia, un percorso incompiuto, è uscito, non mi ricordo, nel 2013, l'editore Carocci, nel 2016 un libro invece è uscito in inglese, in Inghilterra, dall'editore Routledge, che si intitola Constitutional Transition in Mediterranean Islam, non l'ho scritto, quindi transizione costituzionale nell'Islam mediterraneo. Quindi siamo nel tema della nostra conferenza, come
Vedete, allora abbiamo molto piacere avere con noi questo esperto di questa materia, su una materia, come sappiamo, scottante, che genera, sappiamo, delle paure, angosce, a volte fondate, a volte meno fondate. Diciamo pure che le migrazioni ci sono sempre state, credo che tutti più o meno siamo figli di migranti, io sicuramente sono figlio di migranti da varie parti dell'Italia, diciamo così, e le cose possono risolversi pacificamente. Allora, senz'altro, ringraziandolo ancora di aver accolto il nostro invito, do la parola al professor Ferrari. Grazie, grazie. Grazie dell'invito, grazie a tutti voi. Mentre parlava mi accorgevo già della temerarietà del titolo, nel senso che metto già le mani avanti, il tempo non è tanto, parlare di religioni e società nei paesi dell'Islam Mediterraneo, ecco, è un po' coraggioso, un titolo di questo tipo, per cui io vi darò alcune grossolane linee di tendenza, linee di fondo, senza entrare in dettagli analitici relativi a singole esperienze, magari nel dibattito, nelle domande, se ci sono. Per cui sarà un discorso un po' idealtipico, quindi con tutti i problemi che danno quando si usano categorie così, così generali, insomma, rispetto a situazioni che meriterebbero un'attenzione importante. E l'altro rilievo di carattere metodologico, come è stato detto, io sono giurista, quindi necessariamente ho una prospettiva limitata a quello che è il mio campo di studi e quindi cioè un campo che va poi integrato da altri sguardi e da altre prospettive, insomma, però penso che possa già fornire alcuni spunti interessanti. Allora, il punto di partenza da cui volevo cominciare è un po' osservare questa sponda sud del Mediterraneo, anche un po' in relazione alla nostra esperienza di sponda nord e sponda europea, perché il Mediterraneo, tutto il bacino del Mediterraneo ed anche la sponda sud e quindi i paesi dell'Islam Mediterraneo, quindi dal Marocco all'Egitto, ma se volete anche i paesi più a oriente, stanno vivendo una trasformazione sociale molto importante, molto profonda. La prima causa della trasformazione sociale di questi paesi è, come per noi, come nella sponda nord, un processo migratorio molto importante. Cioè non solo la sponda nord, l'Europa, è terra di approdo di un numero consistente di persone che per i motivi più diversi arrivano in Europa, ma anche questi paesi rivieraschi della sponda sud stanno conoscendo un afflusso di popolazione dall'Africa subsahariana estremamente importante. E questo arrivo di popolazione dall'Africa subsahariana introduce diversità culturale, introduce diversità religiosa, introduce un pluralismo che da molto tempo questi paesi non sperimentavano con così tanta intensità. Voi sapete che tutta la storia, dalla prima espansione musulmana anche al tempo dell'impero ottomano, è stata accompagnata da un grande pluralismo, comunità cristiane, comunità ebraiche, zoroastriane, di altre religioni presenti all'interno del territorio musulmano, un pluralismo che è crollato drasticamente negli anni successivi alla decolonizzazione e che ha visto queste società diventare fondamentalmente società musulmane dal punto di vista percentuale. Oggi questo panorama sta, in maniera diversa, perché le esperienze dei paesi sono diverse, in parte cambiando per l'arrivo di popolazioni che appunto appartengono anche ad altre tradizioni religiose, non musulmane e culturali. Il secondo motivo di trasformazione di queste società è una frammentazione dell'appartenenza religiosa. Cioè assistiamo a un processo che conosciamo molto bene in Europa, ad una crisi delle istituzioni religiose classiche, tradizionali, una crisi
che è dovuta anche al fatto che queste tradizioni tradizionali, istituzioni religiose, pensate a Al-Azhar in Egitto, al Karawin in Marocco, le grandi università storicamente deputate alla trasmissione del sapere religioso musulmano, hanno perso molta credibilità negli anni, soprattutto ancora della decolonizzazione, e diciamo così il panorama religioso è molto frastagliato, non solo lungo le linee divisorie classiche sunniti e sciiti, che appunto conoscono delle fasi anche di drammatico confronto, ma vi è proprio una pluralizzazione interna all'interno delle stesse famiglie confessionali, per cui non possiamo più dire di avere in questi paesi dei panorami religiosi uniformi. Non abbiamo un Islam compatto, l'Islam, noi siamo spesso abituati a usare categorie come Islam, Sharia, pensando che dietro questi nomi ci siano realtà ben definite, non lo sono mai state, oggi ancora di più. Non abbiamo un quadro compatto, abbiamo dei processi storici molto complicati e oggi appunto una frammentazione del quadro religioso che segue dei percorsi di tipo economico, di tipo sociale, ma anche in maniera molto forte di tipo intergenerazionale. Sono società, quelle del sud, della riva sud del Mediterraneo, molto giovani e si assiste proprio anche tra le giovani generazioni ad una messa in discussione anche della pratica di quelli che erano dei dati acquisiti fino a non molto tempo fa. Quindi possiamo dire che la riva sud sta sperimentando un processo di secolarizzazione, se con secolarizzazione vogliamo intendere una perdita, diciamo così, di consenso intorno a determinate pratiche religiose consolidate, e accanto a questa secolarizzazione o comunque come categoria che spinge verso questa pluralizzazione c'è appunto la globalizzazione che fa sì che queste società risentano di tutte le trasformazioni sociali di cui risentiamo anche nella sponda nord. Quindi siamo veramente all'interno di un bacino mediterraneo che non deve essere visto come diviso, separato, come fatto di realtà incommensurabilmente diverse tra di loro, ma ci muoviamo all'interno di società che sperimentano con grandi diversità, ma sperimentano dei percorsi sociali di pluralizzazione che possono essere comparati. Ora, il problema, e questo è il mio punto di vista del giurista, che ora vorrei approfondire un po' con voi, è come viene gestita questa pluralizzazione all'interno di queste società. Normalmente la pluralizzazione nella nostra riva nord del Mediterraneo, storicamente, quando cominciato a farsi seria, non è stata accolta in maniera molto positiva, è stata drammatica anche per il nostro continente questa pluralizzazione. Pensate soltanto alle cosiddette guerre di religione, all'affermazione dello Stato con la pace di Vestfalia, no? Quindi lo Stato come gestore del pluralismo, se vogliamo, no? Come soggetto che deve risolvere la questione del pluralismo. Ora, il problema per la sponda sud del Mediterraneo, dal punto di vista mio, del giurista, è proprio questa, cioè la diversa percezione dello Stato e la fatica anche a concepire, dal punto di vista della legittimità, l'istituzione statuale come garante di un pluralismo. E questa difficoltà la si spiega attraverso uno sguardo un po' lungo a un processo storico, non è un qualcosa di oggi, ma affonda le sue radici nella storia stessa dell'esperienza musulmana. Ora, c'è stato un periodo nella storia europea, qui vi ho messo solo una citazione, inizio del XIX secolo, in cui proprio l'assenza dello Stato veniva vista come positiva nel dibattito europeo, un po' utopistico, per cui questo Islam che non conosceva lo Stato, l'istituzione politica con il suo monopolio della forza, con tutte le problematiche che poteva avere, veniva ritenuto perfettamente in linea con i lumi della religione naturale. Ma questo era un discorso molto europeo, molto intraeuropeo e serviva a discorsi interni all'Europa. In realtà oggi forse pochi sottoscriverebbero questa affermazione,
non dico a ragione, ma riflette un clima culturale diverso. In realtà lo Stato e il cittadino sono un problema per l'Islam, e sono un problema, e lo si vede anche dal punto di vista linguistico. Perché se io dovessi dire, utilizzando la lingua araba, il termine cittadino, noi non troviamo un esatto equivalente. E la cosa interessante è che in quell'epoca ricchissima che seguì all'incontro di Napoleone con il mondo musulmano, 1798, Napoleone sbarca ad Alessandria d'Egitto in maniera, uno sbarco rocambolesco per certi versi, perché arriva con le sue navi, nessuno lo ferma, scendono le truppe, non si capisce bene chi siano, cosa facciano, questo incontro che sarà uno shock per il mondo musulmano. Ebbene, dopo questo incontro partono delle delegazioni dalla Sublime Porta, ma anche dall'Egitto, che ha un'esperienza di Stato nazionale incipiente che comincia a svilupparsi, vanno questi dotti in Francia per cercare di capire che cos'è questo Stato, e uno di questi, Al-Jabarti, usa il termine citoyen, che voi potete ben capire è un calco dal francese citoyen, e questo vi dà l'idea che questo essere, questo cittadino, non si riusciva a dire nella lingua appunto araba chi fosse il cittadino. E allora l'invenzione di questo neologismo, che ci fa capire che ci muoviamo in un mondo culturale, religioso, giuridico diverso. E la principale diversità sta nel fatto che la comunità musulmana non si è storicamente organizzata politicamente intorno al concetto di Stato, ma, come voi sapete, intorno al concetto di umma, cioè di comunità. Una comunità che ha in seno le risorse religiose, della legittimazione religiosa, ma anche le risorse politiche, dell'amministrazione. Con questo, attenzione, non si vuole dire che l'Islam abbia una risposta preconfezionata ai problemi politici, il diritto musulmano o le sue fonti, pensate al Corano, pensate alla Sunna del profeta, o anche le fonti interpretative, non hanno una risposta già preconfezionata ai problemi politici, non ce l'hanno, e quindi vi è tutto un lavoro di interpretazione. Ma l'umma esprime l'idea che il soggetto non è legato ad una comunità da un vincolo politico e basta, ma è legato ad una comunità, in primo luogo, da un vincolo di natura che noi oggi chiamiamo religiosa. Un vincolo in cui non è possibile scindere il musulmano nella sua componente di, se volete, cittadino e di fedele. È una componente unitaria. L'umma è una caratteristica di universalità, e quindi non conosce i confini degli stati nazionali, di universalità, che corrisponde appunto all'universalità del messaggio musulmano. E questa comunità è molto diversa dunque dall'idea di Stato che si è sviluppato nel nord, nella riva nord del Mediterraneo. Quando nel mondo musulmano si cerca poi di tradurre il termine Stato, si usano dei termini che tradiscono un po' la difficoltà, parlare di un'entità, di un ente pienamente legittimo. Si usano dei termini come mulk, che è in realtà l'autorità politica anche preesistente, temporale, meramente temporale, che si occupa di quello che è il vivere quotidiano. Watan, che forse questo lo conoscete, più tipico, che è la nazione, quindi da cui il nazionalismo. Si usa anche il termine daula, aula al-madania, lo stato civile, un'altra espressione molto forte, ma sono termini che non danno l'idea di Stato, e sono tutti termini che hanno una storia particolare. Daula, per esempio, nasce come oligarchia, poi piano piano diventa la comunità politica. Ancor di più le parole per dire il termine legge, diritto. Un problema che ancora oggi complica la vita del giurista, soprattutto quando studia il diritto di quei paesi, è l'uso del termine sharia.
Voi sapete che la parola Sharia ha varie radici, ma possiamo dire che Sharia indica la via, no? Il corso d'acqua, la direzione nel deserto, ed è una parola che troviamo in tutte le tradizioni religiose. Il diritto ebraico Halakha, il riferimento normativo è la strada, nel cristianesimo il riferimento normativo è una persona, la figura appunto di Gesù il Cristo, che si è definito lui stesso una via, verità, quindi indica un movimento, un dinamismo, no? Ma nel linguaggio comune Sharia viene tradotto come legge. Perché viene tradotto come legge? Perché nella tradizione musulmana l'unico legislatore è Dio. È Dio che fa le leggi. L'uomo non fa le leggi, l'uomo fa delle norme amministrative, fa delle norme di applicazione, di esecuzione. Allora la legge umana non si può chiamare legge, ma nella tradizione musulmana si chiama siyasa sharia, cioè il diritto amministrativo. Quindi anche in questo vedete che l'autorità politica, se volete, scollegata dalla comunità religiosa o distinta, fatica ad avere una sua legittimazione, perché non può neppure tecnicamente fare delle leggi che si chiamino tali. Quindi lo Stato, come garante del pluralismo di questa comunità politica, non ha il rilievo centrale che può avere appunto nell'esperienza della riva nord del Mediterraneo. Non c'è. Quando le autorità politiche di questi paesi cominceranno a legiferare, non chiameranno mai le loro leggi leggi, ma useranno dei termini diversi, il più comune dei quali è canun, i canoni, ma non il termine leggi. E questo è interessante perché ci fa capire proprio come la legittimazione a produrre il diritto vincolante per tutti resta in molti casi una legittimazione di tipo religioso, fondamentalmente. E questa situazione provoca una riflessione che Yad Ben Ashour, che è un giurista tunisino, secondo me sintetizza molto bene. Ben Ashour dice: in Occidente siamo di fronte al paradosso di uno Stato giuridicamente assoluto ma politicamente temperato. Noi abbiamo nei nostri paesi il paradosso inverso. Un potere condannato all'inerzia giuridica, ridotto ad una funzione diplomatica e di ordine pubblico, ma politicamente assoluto. Cosa vuol dire Ben Ashour? Ben Ashour dice: lo Stato nella riva nord del Mediterraneo ha sostanzialmente tutte le possibilità di intervenire nella società, perché è legittima la sua azione, la sovranità popolare produce le leggi legittime per governare una società. Nello stesso tempo è uno Stato che riconosce i bilanciamenti, riconosce altri poteri al suo interno e quindi è uno Stato non dispotico, almeno nella storia dopo un certo periodo. Nella sponda sud del Mediterraneo lo Stato non ha questa legittimazione dal punto di vista giuridico, è uno Stato fondamentalmente limitato, perché è limitata la sua legittimazione, ma nello stesso tempo è uno Stato dispotico, perché nulla lo limita, perché è questo apparato politico di potere che gestisce la società senza riconoscere una società civile, libera e quindi senza riconoscere una sovranità popolare che quindi sia responsabile del dibattito politico, e quindi sono stati che nascono come esperienze oligarchiche di governo assoluto, con scarsa legittimazione ma con un potere politico sostanzialmente dispotico e fondamentalmente completo in tutti i settori. Questa differenza, e qui procedo un po' rapidamente, ci fa capire proprio le differenze di impostazione generale appunto su questo vincolo legame di cittadinanza. Noi siamo abituati nella sponda sud a pensare ad un individuo legato ad una comunità religiosa universale. Nella sponda nord l'individuo è legato ad uno Stato che ha dei confini precisi, che ha una sua separazione rispetto alla sfera politica, alla sfera pubblica, anche rispetto alla religione. E quindi è uno Stato che, sul concetto dello Stato europeo, libera l'individuo
da eventuali appartenenze poco emancipatrici come le religioni. Lo Stato europeo nasce anche come liberatore dell'individuo rispetto ai corpi intermedi, rispetto alle religioni, rispetto alle chiese, proprio perché il legame individuale è un contratto tra l'individuo e lo Stato. Ancora nella sponda sud, questo individuo è legato a una comunità universale, come dicevo prima, una comunità che quando si comincerà a organizzare in forme statuali, queste forme statuali vengono viste come delle degradazioni, vengono viste come delle perdite rispetto alla purezza originaria. Quindi lo Stato, la politica, l'organizzazione politica, se volete, statale, come un limite rispetto all'ideale della umma musulmana. Guardate che questo tema pesa molto anche nelle, come dire, in tutta quella che è il mito del califfato come governo unitario di una comunità musulmana al di là degli stati, eccetera, riflette da una parte la difficoltà di affermazione dell'istituzione statale e questa idea di perfezione collegata alla comunità musulmana. Ancora nella tradizione musulmana questo individuo è legato ad una comunità religiosa che non ha come sua funzione quella di legiferare in nome dei diritti dell'uomo. L'espressione diritti dell'uomo è un'espressione del tutto contemporanea e molto lontana dalla tradizione classica musulmana. Nell'Islam non si parla di diritti dell'uomo, non che l'uomo non abbia diritti, ma si parla di diritti di Dio, o il soggetto non è visto come autonomo nel senso come produttore di leggi. Quando nel diritto musulmano si pensa all'individuo, lo si vede nelle categorie del destinatario della norma, non di chi fa la norma. E quindi c'è un concetto anche legato all'individuo molto diverso da quello che si è sviluppato nella sponda nord del Mediterraneo. Quindi potremmo dire che all'interno della umma musulmana il pluralismo è conosciuto, ma è un pluralismo diverso da quello che noi conosciamo nella sponda nord. Cioè un pluralismo, se volete, di tipo religioso. Cioè l'Islam conosce la differenza religiosa e regola la vita delle comunità religiose. Regola cioè la vita della comunità cristiana, della comunità ebraica, delle religioni che reputa legittime. Le cosiddette religioni del libro. Con loro instaura dei patti, i patti di dhimma, dei patti di protezione. Ma non c'è l'individuo come protagonista, è un pluralismo di tipo comunitario. Al nord noi abbiamo invece un diritto di libertà religiosa, che è diverso dal patto della dhimma, cioè al nord, poi abbiamo tanta ambiguità anche della nostra tradizione, ma usando sempre delle categorie generali, noi abbiamo dei diritti di cui gli individui sono titolari, individui in quanto tali, e ne dispongono nell'ambito della legge generale come meglio credono. Quindi abbiamo dal punto di vista dell'impostazione politica differenze molto profonde. Come si sono sviluppate queste differenze? Si sono sviluppate in tappe diverse lungo la storia e secondo me si può sintetizzare questo discorso in quattro tappe, quattro momenti storici particolari. La prima tappa, se volete, è quella dagli albori fino alla fine dell'impero ottomano, quindi è tappa molto lunga, ma se volete qui assistiamo alla nascita di questa umma, ma anche alla sua progressiva decadenza, alla nascita di questa comunità universale e piano piano, mano a mano che l'impero ottomano cominciava a perdere colpi, alla crisi di questa comunità universale. Cosa succede dentro l'impero ottomano nel corso dei secoli? Succede che la Sharia, cioè il diritto religioso, viene poco a poco emarginato. Perché viene emarginato il diritto religioso? Perché i sultani producono sempre di più un diritto umano, un diritto statale, i kanun. I sultani producono dei codici,
i sultani cominceranno ad imitare l'Occidente, soprattutto appunto dopo aver incontrato Napoleone e l'efficacia del suo esercito. E quindi si crea una situazione un po' schizofrenica, perché formalmente i sultani non fanno leggi e vivono dentro la umma, ma di fatto questa sharia viene sempre di più emarginata, viene a regolare degli spazi sempre più ristretti e i sultani innovano profondamente, anche in materie come il diritto di famiglia, che è uno dei classici, diciamo così, settori di applicazione del diritto musulmano. Però noi abbiamo una emarginazione della sharia, che è molto chiara a partire soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo. Quando poi arrivano i colonizzatori, questa situazione si radicalizza ancora di più. Cosa fanno i colonizzatori? I colonizzatori si muovono lungo due direttrici principali. La prima è quella della separazione, cioè i colonizzatori non esportano la cittadinanza a queste realtà. La Francia non esporta i lumi rivoluzionari, la Francia separatista non esporterà la legge di separazione, la Francia che sopprime le congregazioni religiose in Francia le alimenterà nella sponda sud del Mediterraneo. Quindi la Francia non ritiene che gli arabi musulmani siano in grado di capire la cittadinanza. Quindi instaura un regime di separazione, lascia i musulmani regolati secondo le loro leggi. Nello stesso tempo però succede un'altra cosa, di cui paghiamo anche oggi le conseguenze. Gli europei, nella loro impostazione cartesiana positivistica, cominciano per primi a scrivere i cosiddetti codici della sharia. Cioè, cosa fanno gli europei? Trasformano la sharia da diritto religioso, e la sharia è un diritto che come diritto religioso non è un diritto legislativo. Certo, il Corano è la legge, ma si applica casuisticamente, si applica caso per caso, è un diritto reticolare, come anche nella tradizione ebraica. Gli europei, che hanno una mentalità illuministica, cartesia, pandettistica, quindi una mentalità di carattere positivistico, prendono queste norme, perché hanno bisogno di chiarezza nel governo, e le trasformano in codici della sharia, in modo che loro sappiano esattamente che cosa i giudici religiosi musulmani andranno ad applicare. Ovviamente questo produce un cambiamento di mentalità nell'approccio alla sharia, una rigidificazione di questa norma, perché appunto diventa una norma codiciale da codice quando non lo era, e quindi si sviluppa appunto questa sharia che diventa come un diritto statale. E infatti qual è il passaggio successivo di questa epoca che si vedrà soprattutto in Egitto? Che ad un certo punto la sharia non è più amministrata dai giudici religiosi, ma è amministrata direttamente dai giudici dello Stato. Quindi la sharia diventa una norma in mano ai giudici statali. Questo è un passaggio molto importante, perché voi vedete lo Stato che comincia a svilupparsi con i colonialisti, e quindi questo istituto politico che proviene dal nord, dalla sponda nord, comincia dopo la fine dell'impero ottomano a radicarsi, e questo Stato comincia ad applicare lui stesso la sharia, lasciando sempre più ai margini i giudici religiosi, quindi il campo religioso. Lo Stato comincia a controllare direttamente la produzione normativa religiosa. Questo avrà degli effetti molto forti durante la decolonizzazione. Il periodo della decolonizzazione vede l'arrivo al potere di governi fondamentalmente autoritari, che vengono chiamate le cosiddette laicità autoritarie. Laicità perché spesso nascono da partiti secolari, non religiosi, nazionalisti spesso, ma laicità autoritarie perché questi governi utilizzano la forza dello Stato per controllare in maniera molto forte l'apparato religioso. Dopo la Seconda Guerra Mondiale non c'è più una istituzione religiosa libera nel mondo musulmano. Al-Azhar viene nazionalizzata da Nasser, in Marocco Al-Karawin viene completamente trasformato dalla monarchia marocchina, cioè
il mondo religioso musulmano non ha più una libertà di autoriprodursi nella società, ma viene controllato, fagocitato da questo giovane apparato statale, creando un meccanismo ambiguo, perché lo Stato non si legittima da solo, ha bisogno della religione, lo Stato vuole controllare la religione, ma si crea così un circolo vizioso. Una religione controllata dallo Stato che perde credibilità sociale, produce degli oppositori religiosi che saranno i fratelli musulmani, che saranno tutta una serie di altri movimenti, ma di cui lo Stato non riesce a fare a meno. L'altro periodo, che è quello che stiamo vivendo oggi, è il cosiddetto periodo post-primavere arabe. Perché nelle primavere arabe noi abbiamo, se volete, rispetto e nei confronti della riva nord del Mediterraneo, un'osmosi più completa. Non è più solo l'importazione del modello di Stato assoluto monopolistico, ma tutte le costituzioni che vengono approvate dopo la seconda, dopo questa primavera araba, in tempi recenti, vedono queste costituzioni aprirsi in maniera che sarà da studiare nelle sue dinamiche concrete, ma vedono un'apertura al diritto internazionale, quindi a quanto accade appunto nella sfera internazionale più ampia, molto significativa. Cioè questi paesi non guardano più solo allo Stato come monopolista della forza e quindi per avere uno strumento di controllo della società, ma cominciano queste nuove costituzioni a porsi il problema e la questione grande dei diritti della persona. Cioè il tema dei diritti umani entra dentro queste costituzioni. E questo ha fatto in maniera molto lampante venire a galla la questione della legittimazione di questi stati. Abbiamo detto che l'Islam non conosce storicamente lo Stato come liberato, autonomo rispetto a una normativa religiosa, una normatività religiosa. Oggi, dopo le primavere arabe, si pone questo problema di legittimazione di uno Stato a prescindere da una legittimazione religiosa. A prescindere molto forte, probabilmente, ma si pone la questione di uno Stato i cui cittadini non condividono più necessariamente la medesima impostazione. Di uno Stato che è ormai fatto e costituito di cittadini diversi tra di loro. E qual è stata la risposta rispetto a questa situazione? Vi volevo mostrare due casi, due modelli. Il primo è il modello tunisino, e quindi la Costituzione del 2014, e poi diamo un'occhiata al modello egiziano, che ha la Costituzione coeva dello stesso anno. Guardate la Costituzione tunisina. Articolo 1. La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano. L'Islam è la sua religione, l'arabo la sua lingua e la Repubblica il suo regime. Non è permesso emendare questo articolo. Articolo 2. La Tunisia è uno Stato a carattere civile, fondato sulla cittadinanza, la volontà del popolo e il primato del diritto. Non è permesso emendare questo articolo. Il popolo, articolo 3, è il titolare della sovranità e la fonte dei poteri. Voi vedete che questa Costituzione, vigente, attuale, realizza un compromesso importante. Nel primo articolo, che è un articolo che non è cambiato dal 1959 nella Costituzione laica di Bourguiba, si affermava che l'Islam, la Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano, l'Islam è la sua religione. Ed era un articolo non emendabile. Ora, a questo articolo, la Costituzione del 2014 ha affiancato un altro, che unico tra i costituzionalismi più recenti, parla di Tunisia come Dawla al-Madaniya, come Stato a carattere civile. E guardate che Dawla al-Madaniya non vuol dire civile perché non è uno Stato militare, perché anche nella Costituzione egiziana troviamo un termine simile. Qui Stato a carattere civile indica proprio, come dire, un'evocazione al liberalismo, cioè uno Stato a carattere civile è uno Stato in cui non è la religione a fondare la normatività, ma è uno Stato in cui il popolo, la società civile, dibatte di politica e produce la sua rappresentanza.
E questo articolo è importante perché vedete che anche questo articolo non è emendabile come l'articolo primo, quindi è un binomio in cui la Tunisia cerca di tener fede ad una sua storia, una sua tradizione, ma innovando e costituzionalizzando il tema della cittadinanza. Tenete anche conto che oggi non si può neppure più dire, dal punto di vista tecnico, che la Tunisia sia uno Stato confessionale. Perché è vero che l'articolo 1 dice che l'Islam è la sua religione, ma molti giuristi tunisini dicono che l'Islam è la religione della Tunisia, non la religione dello Stato. La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano, l'Islam è la sua religione, viene, direi dalla maggioranza dei giuristi, interpretato come la religione della nazione, non dello Stato. E anche questo è un dibattito molto interessante che viene fatto, in cui voi vedete il tentativo di piano piano affermare una sfera dei diritti che non coincide necessariamente con la sfera dei valori nazionali, cioè la nazione e lo Stato come realtà non necessariamente coincidenti. E quindi l'idea di uno Stato che diventa appunto garante di una cittadinanza complessa. Sulla base di questa Costituzione, cosa sta succedendo oggi in Tunisia? Abrogazione della circolare, una circolare del 1973, che impediva alla donna tunisina di sposare un non musulmano. Voi sapete che, come in tutte le religioni, il diritto musulmano ha degli impedimenti al matrimonio, appunto di tipo religioso, per cui nel diritto musulmano la donna musulmana non può sposare un non musulmano per tutta una serie di motivi. Ora, sarebbe una storia complessa. Il codice dello statuto personale tunisino non prevedeva esplicitamente questo divieto, però una circolare del 73 lo prevedeva. Oggi è stata abrogata, quindi oggi, dall'agosto scorso, la donna tunisina musulmana può sposare un non musulmano e il matrimonio viene regolarmente trascritto e quindi viene regolarmente celebrato e ha effetti civili. Quindi un passaggio verso una forma, se volete, di laicizzazione, quindi di Stato laico che prescinde dalla religione dei soggetti per conferire determinati statuti. Ancora in corso, sta lavorando in questi mesi, una commissione per la riforma del diritto ereditario, del diritto delle successioni. Anche qui, per vari motivi, la successione del diritto musulmano privilegia la linea maschile rispetto a quella femminile. E anche qui il governo tunisino vuole affermare un principio di laicità e quindi di legge generale, perché poi l'articolo 21 della Costituzione tunisina parla per la prima volta di parità, di uguaglianza tra uomo e donna, quindi la conseguenza è la riforma delle leggi sulle successioni. Ancora in Tunisia è stata riconosciuta per la prima volta nello scorso anno un'associazione ateistica, e l'ateismo è un tabù per il mondo musulmano. Se la umma si regge su una condivisione di fede, voi capite bene che l'ateismo e soprattutto anche il cambio di religione, la cosiddetta apostasia, ha un'incidenza politica notevole, è una rottura di un patto. È chiaro che sono sempre esistiti musulmani atei e musulmani apostati, ma la cosa interessante è che un riconoscimento di un'associazione ateistica esprime un riconoscimento nello spazio pubblico e quindi non solo, come dire, un ateismo personale, individuale, non professato, e soprattutto di un associazionismo e quindi di una realtà collettiva che si mette nello spazio pubblico. Quindi voi capite che in Tunisia è una realtà estremamente interessante. Perché questo è stato possibile in Tunisia? Questa affermazione... Allora, ci sono ragioni storiche. La Tunisia è probabilmente il primo Stato, la prima realtà politica anche ai tempi dell'Impero Ottomano, ad aver avuto un suo costituzionalismo endogeno. Cioè noi abbiamo già nel XIX secolo una sorta di Costituzione tunisina molto avanzata. Siamo ancora nel mondo ottomano, molto avanzata.
In secondo luogo vi è un'identità nazionale molto forte, quindi anche strutture burocratiche e amministrative, il modello francese attecchito in maniera buona, tra virgolette, in Tunisia. Ma l'altro motivo è che i tunisini hanno fatto buona esperienza di quello che è successo in Egitto. Perché sia in Egitto che in Tunisia, ad un certo punto, al potere, vi erano dei partiti religiosi islamici. I fratelli musulmani in Egitto e Annada, i fratelli musulmani tunisini. I fratelli musulmani in Egitto hanno perso la testa, oltre che fisicamente alcuni ad un certo punto, ma prima di perderla fisicamente l'hanno persa metaforicamente, nel senso che arrivati al potere dopo anni di persecuzioni politiche, non sono stati in grado, i fratelli musulmani egiziani, di produrre una Costituzione condivisa, hanno prodotto una Costituzione che ha polarizzato la società, hanno governato in maniera piuttosto ingenua e quindi creandosi tutta una serie di avversari. E i fratelli musulmani tunisini, quando hanno visto la fine che hanno fatto i fratelli musulmani egiziani, hanno pensato bene, come dire, di credere un po' di più, di andare un pochino più in fondo in quello che un politologo americano chiama il democratic bargaining, cioè il gioco democratico, cioè il mettersi in gioco, se volete il pragmatismo, un pragmatismo che per alcuni è solo tattico, per altri è strategico e di fondo, ma i fratelli musulmani tunisini hanno accettato le regole del gioco, cioè si sono messi in discussione, hanno tentato di forzare la Costituzione, ma hanno accettato degli esiti che non erano esiti per loro incoraggianti. Quindi il fatto che l'Islam in Tunisia, l'Islam politico, abbia avuto un suo ruolo, ha fatto in modo che la Tunisia, pur con tutte le difficoltà che conosce, abbia potuto produrre una Costituzione condivisa. E quindi anche i fratelli musulmani hanno votato la parità uomo-donna, hanno votato lo Stato civile, eccetera, eccetera, e quindi una riforma anche religiosa e politica al tempo stesso, che ha permesso l'evoluzione. In Egitto questo non è stato possibile. L'Egitto viene da una storia diversa e ha una Costituzione diversa. Se voi leggete il preambolo della Costituzione egiziana, voi trovate scritto: noi redigiamo una Costituzione che afferma che i principi della Sharia islamica sono la fonte principale della legislazione e che la loro interpretazione discende dalla giurisprudenza dell'Alta Corte Costituzionale. Articolo 74, nessuna attività politica può essere svolta e nessun partito politico può essere fondato su base religiosa. Qui vedete proprio la fotografia della schizofrenia quando manca la legittimazione dello Stato. Dove sta la schizofrenia? Nel preambolo innanzitutto. Voi vedete che qui, a differenza che in Tunisia, la Sharia viene chiamata la fonte principale della legislazione. Questo non è tipico della storia egiziana. L'inserimento della Sharia in Costituzione di Egitto comincia con Sadat negli anni 70 e lo fa prima per combattere i comunisti e i socialisti appoggiandosi agli islamici, e la seconda volta per essere rieletto la terza volta quando la Costituzione non lo prevedeva. Quindi è abbastanza recente. Ma la cosa interessante è che questa Sharia islamica, da chi viene interpretata? Non dagli esperti del diritto musulmano, non da Al-Azhar, ma dalla giurisprudenza dell'Alta Corte Costituzionale. E guardate che nell'Alta Corte Costituzionale egiziana siedono persone che non conoscono affatto il diritto musulmano. Sono dei giuristi educati al diritto anglosassone, francese, europeo, che appunto non hanno che altro scopo che fare in modo che quella Sharia, diciamo così, sia conforme a quello che lo Stato poi decide. Ma il problema diventa che nel momento in cui noi inseriamo in Costituzione la Sharia e poi vietiamo i partiti religiosi, un cortocircuito si crea, perché se per me, Stato egiziano, la Sharia è la legge principale, perché allora un partito religioso non può esservi se il suo programma è proprio quello di realizzare quella che è la fonte principale della legislazione?
Cioè si crea un cortocircuito molto grosso, da una parte ci si legittima attraverso una fonte religiosa e dall'altra si vietano i partiti religiosi. E guardate che questa norma sul divieto dei partiti religiosi la troviamo in realtà anche in altri contesti, ma con un'interpretazione molto diversa. Anche in Marocco formalmente sono vietati i partiti religiosi. In realtà l'interpretazione che viene data fa in modo che oggi al governo vi sia un partito religioso in Marocco, cioè in Marocco partecipano alla vita politica. In Egitto no. C'è un autore americano che si chiama Hirsch che ha scritto un libro che si chiama Teocrazie costituzionali. E questo Hirsch dice che l'Egitto è un buon modello. Perché è un buon modello? Perché è una teocrazia, perché ha la sharia, ma è lo Stato che la controlla e quindi non dobbiamo avere paura. Secondo me invece questo modello non porta a una situazione di blocco, perché alimenta delle ambiguità, alimenta delle contraddizioni e non consente lo sviluppo del sistema politico. Ora, Egitto, Tunisia e Marocco rappresentano quindi tre modelli diversi. Ci siamo? 10 minuti. Rappresentano tre modelli diversi. L'Egitto, se volete, il modello del compromesso bloccato, verticale, autoritario, che non è riuscito ad affermarsi, in cui viene invocata la sharia, ma in realtà è una norma statalizzata. In Tunisia invece abbiamo un'osmosi più orizzontale in cui i movimenti politici partecipano alla vita del governo e quindi possono produrre uno scambio tra sfera religiosa e sfera politica, e in cui la normatività musulmana è fuori dallo Stato. E abbiamo un caso tutto suo che è il Marocco, che per certi versi è vicino all'Egitto perché è un modello di compromesso verticale imposto dal re, non da un'assemblea costituente, però in un quadro molto più plurale, in un quadro, diciamo così, in cui sono anche chiari in certi casi le differenze tra il diritto statale e il diritto religioso. E quindi c'è una armonia dialettica, per usare un po' un'espressione dorotea forse, un'armonia dialettica un pochino più accentuata. Ora, in questi paesi dove si possono vedere dei cambiamenti, delle linee di tensione? Il primo riguarda il caso dell'apostasia. Voi sapete che secondo il diritto islamico classico, alcune fonti del diritto islamico classico, un hadith, quindi un detto del profeta, molto discusso se appartenente a quelli particolarmente forti o no, ma comunque l'apostata, la pena dell'apostata è la morte. È una logica conseguenza di un tradimento, di un vincolo che non è di natura spirituale, ma è un vincolo di natura politica e religiosa. Rompere la comunità musulmana voleva dire entrare in guerra con la comunità musulmana. E l'Islam delle origini ha sperimentato queste lotte intestine che i primo califfo ha dovuto in un certo senso appunto limitare. Ora, nel Marocco, in anni recenti, nel 2012 e nel 2016, sono stati emanati due documenti interessanti. Nel 2012 gli ulema, cioè i saggi, coloro che studiano il diritto musulmano, hanno confermato la pena di morte per gli apostati. Però nel 2016 un documento proveniente dallo stesso organismo, anche se un documento che non ha la stessa forza della fatwa, cioè non è un'opinione giuridica autentica, ma è un documento di studio, dice per la prima volta in maniera molto plateale, molto chiara, che l'apostata non è più punibile con la morte, perché questo avveniva solo quando vi era un conflitto politico, ma è una sanzione di tipo appunto religioso, di cui si vedrà appunto all'interno della comunità. Allora, il fatto che siano due documenti che non hanno la stessa forza vi fa capire la delicatezza del tema, ma vi fa capire anche che il cambio di religione in Marocco è un tema all'ordine del giorno, di cui si discute.
Ci sono delle riviste che hanno intervistato musulmani convertiti al cristianesimo, ci sono chiese evangeliche protestanti che hanno una politica, se volete, un po' più aggressiva dei cattolici in tema di conversioni, cioè un tema che comincia ad affermarsi. E la cosa interessante è che il diritto marocchino, in ogni caso, non ha mai previsto la pena di morte per l'apostata. Quindi, dal punto di vista giuridico, l'apostata non ha mai rischiato la morte in Marocco. Ma è interessante che all'interno del discorso religioso si comincia a lavorare sulle fonti religiose per cercare di, come dire, di farle procedere lungo delle vie di interpretazione più moderata, potremmo dire. E quindi questo è un cambiamento, a mio avviso, molto importante. Ancora l'Egitto. In Egitto attualmente in discussione un progetto di legge per bandire l'ateismo, sanzioni penali contro l'ateismo. Non so che fine farà questo progetto di legge, ma la cosa interessante è che se questo progetto era nato in un certo senso per accontentare un gruppo sunnita dell'Islam politico abbastanza radicale, più radicale dei Fratelli Musulmani, ma che appoggia il presidente El-Sisi, se questa proposta era nata per accontentare questo gruppo, in realtà ha suscitato un dibattito che ha visto lo stesso Sheikh di Al-Azhar, cioè lo stesso presidente di questa università islamica, fare un discorso in cui di fatto è imbarazzato lui stesso a chiedere allo Stato di intervenire su questa materia. Quindi io non so che cosa succederà di questa legge, magari verrà approvata, ma il dibattito in maniera un po' paradossale fa emergere quasi l'esigenza di uno Stato laico piuttosto che di uno Stato che punisca l'ateismo. Ancora un altro settore che va osservato con attenzione è il settore dell'insegnamento della religione. Nei paesi della riva sud del Mediterraneo la religione musulmana è una materia curricolare obbligatoria per 12 anni, quindi attraversa maggiori cicli scolastici, e sia Marocco che Giordania hanno riformato recentemente l'insegnamento religioso. Tenete conto che i manuali dell'insegnamento religioso, in quei manuali non potete mai pensare di trovare delle cose particolarmente progressiste, tra virgolette. Perché? Perché il manuale di insegnamento religioso deve essere inattaccabile, non ci può essere nessuno in Marocco o in Giordania più religioso di quello che il manuale insegna ai ragazzi. Quindi i manuali sono di per sé estremamente conservatori come impostazione, non troviamo lì le evoluzioni dottrinali più avanzate, perché devono essere inattaccabili per il potere. Però la cosa interessante, soprattutto nel manuale giordano, nei 12 volumi del manuale della Giordania, è che il 12esimo, che è entrato in insegnamento quest'anno, nell'anno scolastico 2017-2018, per la prima volta viene usato questo manuale, per la prima volta al 12esimo anno di età, lo studente musulmano che apre il manuale legge la parola cittadinanza scollegata dalla parola dhimma, cioè scollegata da quella che è la tradizione, l'impostazione tradizionale musulmana. L'impostazione musulmana tradizionale dice l'umma è la comunità meravigliosa in cui tutti possono vivere, i cristiani nella loro comunità, gli ebrei nella loro comunità, attraverso dei patti di dhimma in cui tutti sono felici e contenti. Questa descrizione della umma non si trova più nel manuale dell'anno 12esimo giordano, in cui leggiamo soltanto la parola cittadinanza, diritti universali, carta dell'ONU del 48. È interessante perché badate bene che la parola dhimma i ragazzi musulmani l'hanno trovata in tutti gli 11 anni precedenti, però è interessante che improvvisamente al 12esimo anno non sia più ripetuta. Ora c'è chi diceva, beh, è interessante, è forse un po' azzardato la comparazione, però l'Italia ha vissuto in un certo momento della sua storia un percorso, pensate quando la religione cattolica fu reintrodotta nel sistema di istruzione italiano, eravamo nel 23, ministro Giovanni Gentile, l'idealismo. E l'introduzione della religione cattolica non era tanto per il cattolicesimo, ma era
per questa filosofia minor, no? Per questa palestra per preparare poi i ragazzini alla vera filosofia. Allora c'è chi dice, beh, questo manuale Giordano sembra un po' evocare un'impostazione un po' gentiliana, cioè finché sono piccoli gli parliamo della dimma, gli parliamo di questi gruppi, poi al 12° anno sono grandi, gli diciamo no, parliamo di cittadinanza, di queste cose, perché ormai vi possiamo, siete pronti per certe cose. Ora, questa però è un'evoluzione molto importante, perché il tema della cittadinanza è il tema cruciale nel dibattito della Sponda Sud, proprio perché è cruciale questo passaggio dello Stato, non solo come lo Stato autoritario, tipico anche della fase postcoloniale, ma uno Stato che si deve prendere cura anche dei diritti degli individui. E per concludere, vi riportavo i testi di tre dichiarazioni. Dichiarazioni, una di Marrakesh, la dichiarazione di Marrakesh del gennaio 2016, poi una dichiarazione del Cairo del 2017 e una dichiarazione di Beirut sempre del luglio dell'anno scorso, del 2017. Tutte queste dichiarazioni che pullulano ormai in questi paesi fanno capire un po' la tensione a dover risolvere questo problema del pluralismo. Dobbiamo cercare di costruire una società. Quali sono le nostre risorse? E la dichiarazione di Marrakesh è interessante perché nella dichiarazione di Marrakesh noi troviamo come modello, prototipo di cittadinanza musulmana la cosiddetta Carta di Medina. Dopo vi dico che cos'è la Carta di Medina, e si dice che questa Carta di Medina è perfettamente in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La cosa interessante è sia perché si usa la Carta di Medina, sia cosa si fa dire alla Carta di Medina. La Carta di Medina è un documento per alcuni mai esistito, però diciamo, molti dicono che sia esistito, quindi prendiamo atto della sua esistenza, è un documento pattizio che sarebbe stato redatto da Muhammad quando, voi sapete, da Mecca vai a Trib, Medina, e lì esercita una funzione arbitrale, stipula degli accordi con questa al-Dimma, il patto di Dimma, con le tribù ebraiche che vivevano in quella città, dando a queste tribù dei diritti. Ora, questa Carta di Medina non è assolutamente una Costituzione e non si può neppure dire che sia in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cioè non c'è affatto in questa Carta di Medina il riconoscimento della persona, è tutta un'altra cosa. Ma è molto importante che la Dichiarazione di Marrakesh parta dalla Carta di Medina, perché la Carta di Medina è stato uno dei documenti più negletti dagli stessi musulmani, cioè nessun studioso di politica musulmana classico, non so, Ibn Taymiyyah, al-Mawardi, grandi classici della politica, hanno tutti ignorato la Carta di Medina. È una riscoperta recente ed è molto importante perché? Perché la Carta di Medina è un documento umano, è un documento politico, è un documento cambiabile, è un documento modificabile. Nello stesso tempo il fatto che venga sottolineata in questa sua perfetta armonia con la Dichiarazione Universale è molto importante, perché pur essendo goffo il tentativo, un tentativo importante, ammirevole, cioè l'idea che c'è sotto a questo intervento è, attenzione, l'Islam ha delle risorse autonome per poter partecipare al dibattito sui diritti universali. Se devono essere universali, devono essere anche riempiti di moralità musulmana, se no non sarebbero universali. E il fatto che nella dichiarazione di Marrakesh si parli di questa conformità che è inventata tra la Carta di Medina e la Dichiarazione Universale è molto importante, perché valorizzando la Carta di Medina si valorizzano anche la Dichiarazione Universale. E guardate bene che non vengono invocate le carte islamiche dei diritti dell'uomo, perché negli anni 90 la Lega Araba, l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica avevano scritto delle carte islamiche dei diritti dell'uomo. Era l'epoca in cui l'Islam, non solo l'Islam, ma forse avete parlato della carta di Singapore, forse quando avete fatto la volta scorsa, cioè i valori asiatici, gli Asian Values, no?
Dunque, e quindi anche citare la Dichiarazione Universale e non le carte arabo-musulmane vuol dire che l'Islam si pone in questo momento in un'ottica di universalità piena, non i diritti miei che sono meglio dei tuoi, ma all'interno di uno stesso discorso sui diritti universali. E ancora in questa carta voi trovate la citazione della relazioni tra i cittadini all'interno di un costituzionalismo contrattuale, quindi il legame tra i cittadini tra di loro, oppure ancora questo richiamo ai vari gruppi, sette denominazioni musulmane a confrontarsi tra di loro per superare il bigottismo. E anche questo è importante perché dietro queste frasi c'è la volontà di superare divisioni tra sunniti e sciiti, c'è anche una equiparazione implicita, un po' subliminale, tra letteralismo e bigottismo, per cui anche chi è molto ortodosso dovrà poi oggi stare attento con queste dichiarazioni a non essere troppo letterale o troppo bigotto. Quindi vedete delle dichiarazioni che vanno in un'ottica di una cittadinanza condivisa. Al-Azhar fa un testo un po' sulla stessa lunghezza d'onda, però un pochino più conservatore. Qui siamo dentro un mondo molto complesso. Al-Azhar ha fatto di tanti dipartimenti, non tutti vanno nella stessa direzione, ma anche questo documento è interessante, no? Si apre dicendo siamo sulla stessa barca, perché noi costituiamo un'unica società. Quel siamo è rivolto ai copti. Al-Azhar, sunnita, parla ai cristiani copti e dice siamo all'interno della stessa società. E anche qui troviamo il legame tra cittadinanza e la comunità dello Stato di Medina, che abbiamo già trovato. Ma poi troviamo ancora frasi impegnative, l'uguaglianza tra musulmani e non musulmani, tutti devono, diciamo così, ottemperare alle stesse leggi. Qui allora sarà importante il tema della democrazia, come si fanno le leggi. L'uguaglianza tra musulmani e cristiani definita dallo Stato, quindi l'idea che sia lo Stato come ente che arbitra le differenze religiose. E ancora le responsabilità nazionali che devono essere condivise da tutti i membri della società senza distinzione di religione. E ancora la citazione dello Stato costituzionale. Quindi vedete un tentativo anche qui di parlare di uno Stato capace di includere tutti. Tutti qui però fino a un certo punto, perché vedete che nella dichiarazione di Al-Azhar l'insistenza è sui musulmani e sui cristiani. Quindi chi non è musulmano, chi non è cristiano, copto, diciamo così, potrebbe faticare a trovare il suo spazio. A redigere la carta di Al-Azhar vi era una folta di gruppo di libanesi. Voi vedete che 28 marzo 2017 la dichiarazione di Al-Azhar, in luglio questi libanesi tornano a casa loro e scrivono una dichiarazione di l'UESE, che è una sede della Saint Joseph di Beirut, di un'università vicino a Beirut. E in questa dichiarazione i cristiani libanesi, c'erano anche un po' di musulmani, che hanno partecipato al dibattito al Cairo, scrivono una loro carta, che secondo me è interessante, perché la carta libanese non solo ripete quello che dice la carta cairota, ma, essendo il Libano una realtà molto diversa, fa un passo ulteriore. E dice che l'approccio che stiamo seguendo dovrebbe essere preso in considerazione per costituire uno Stato nazionale costituzionale dove regni lo Stato civile e la religione e la politica siano separate. Qua voi vedete che in Libano si mette per iscritto quello che ancora non può essere detto in maniera così chiara da Al-Azhar o in Marocco, proprio per quel problema della legittimazione religiosa della comunità politica. In Tunisia si potrebbe dire, perché in Tunisia il partito islamico ha già detto che la dawa, la predicazione, non è la politica. E quindi c'è chi ci crede, chi non ci crede, ma sono affermazioni che sono state fatte. Qui a Beirut si fa un ulteriore passo, un passo verso il superamento del settarianismo, eccetera, verso la nascita dello Stato civile.
Allora, per concludere, perché così magari si può un po' discutere insieme, queste trasformazioni, secondo me, ci dovrebbero un po' aiutare a leggere la dinamica tra sponda nord e sponda sud senza delle visioni dialettiche troppo rigide. Cioè, siamo davvero sulla stessa barca, cioè la presenza musulmana in Europa, la stabile presenza musulmana in Europa ha messo a nudo dei limiti del nostro sistema di integrazione, anche dei limiti del nostro diritto di libertà religiosa. Ha svelato un po' certe incongruenze rispetto a quanto proclamato nelle Costituzioni, quanto effettivamente applicato. E nello stesso tempo in Europa è molto interessante vedere la grande trasformazione dell'Islam. In tutti i paesi in Europa è in atto una grande trasformazione storica, cioè l'Islam che si sta trasformando come chiesa, cioè la nascita di chiese nazionali musulmane, un'opera titanica in cui gli stati si stanno cimentando, ma è un processo importante, un processo che si basa sulla storia europea di distinzione tra il religioso e il politico, specializzazione del religioso, il religioso molto istituzionalizzato sul modello, appunto, se volete, cattolico prima, ma anche di molte chiese protestanti poi. Ora, questa difficoltà di gestire il pluralismo ce l'ha anche la sponda sud. La sponda sud reagisce con le sue categorie, deve trovare una sua legittimazione comune sul discorso della cittadinanza e cerca di usare il suo patrimonio per superare la umma o comunque per reinterpretare la umma e renderla compatibile con un discorso di Stato. Però anche la sponda sud ha delle risorse importanti e un grande giurista tunisino, Mohamed Sharfi, diceva: se le società arabo-musulmane non fossero state predisposte a secolarizzarsi, tutte le influenze dell'Occidente messe insieme non sarebbero riuscite a trasformarle. Cosa vuole dire questo? Che in realtà l'Islam è la più orientale delle religioni occidentali. Cioè noi quando ragioniamo in relazione all'Islam non dobbiamo immaginarlo come una religione totalmente altra rispetto alla nostra tradizione. Siamo all'interno di una famiglia semitica, all'interno di una religione che ha delle categorie anche giuridiche che sono assolutamente in dialogo con le categorie di cui noi disponiamo. Voi avete parlato dell'Asia la volta scorsa, qui siamo in registri linguistico-culturali profondamente diversi. Anche la parola diritto non si sa bene come tradurla e quindi parleremo di altre categorie. Quindi abituiamoci proprio a ragionare all'interno di un Mediterraneo che respira davvero, si parlava dei due polmoni, spesso con riferimento al mondo ortodosso, i polmoni non sono tre, ma sono due, ma ecco, polmoni un pochino più allargati. E il fatto che questi mondi siano così collegati tra di loro ci deve anche rendere attenti al fatto che quello che succede qui ha delle conseguenze nella sponda sud e viceversa. Il fatto che nella sponda nord nascano delle chiese musulmane autonome, qui l'Islam ha molta più libertà di quanto non ha nei suoi paesi, perché appunto vi è maggiore libertà rispetto all'apparato politico, produce un discorso di autonomia religiosa, libera delle energie religiose musulmane, un pensiero musulmano autonomo, che ha delle conseguenze anche al sud in relazione al rapporto tra la religione e la sfera politica. E viceversa, quello che succede al sud ha conseguenze anche da noi, perché mano a mano se si liberalizzano queste società e vi è più, diciamo così, autonomia religiosa, anche i musulmani che sono in Italia, che appartengono a quei paesi, avranno maggiore libertà o potranno muoversi in direzioni diverse. Cioè è davvero la costruzione di un paradigma mediterraneo di libertà religiosa. E quindi al di là di, secondo me, non convincenti idee di superiorità europea rispetto al mondo musulmano o viceversa, siamo davvero in una barca difficile da governare perché i processi di trasformazione pluralista sono complicati, ma siamo in movimento, cioè ci sono delle dinamiche contraddittorie che vanno seguite, ma che ci mostrano come anche questa riva sud del Mediterraneo, anche questo Islam è
diciamo così, confrontato alle nostre stesse problematiche legate alla diversificazione delle nostre società. Ringraziamo il professor Alessandro Ferrari per questa lucida esposizione della situazione, dell'evoluzione anche delle situazioni di rapporto, anche di conflitto, di disequilibrio tra assetto giuridico e tradizione religiosa nei paesi islamici. Abbiamo visto appunto e anche un'idea di convergenza o comunque insomma di avvicinamento tra le tendenze in atto sulle due sponde del Mediterraneo, quindi in qualche modo il Mediterraneo anche da questo lato diventa più piccolo come mare. Il professore ha già detto che è disponibile per la discussione, per rispondere a delle domande, quindi siete invitati. Vedo già qualche mano alzata. Innanzitutto volevo esprimerle un apprezzamento per la sua esposizione, non soltanto lucida e documentata, ma istruttiva sotto il profilo di fare comprendere come questi processi evolutivi non siano confinati a una certa area, ma ci si muove tutti in uno scacchiere dinamico e che non circoscrive certe trasformazioni solo a determinate aree geografiche. Volevo chiederle, in questa situazione che lei ha delineato con estrema chiarezza, l'Algeria dove si colloca? Grazie. Posso? Al microfono un altro giorno, poi interverrà. Sì, volevo sapere, il Marocco rappresenta una specialità nel panorama del Mediterraneo, perché insomma questa laicità di Hassan ha abbastanza preservato il Marocco da infiltrazioni estremiste dell'ISIS e di altre insomma fazioni radicali. Grazie. C'era un signore. Avevo visto. C'era anche un altro signore là. Sì, ma prima c'era questo signore. Complimenti per l'esposizione, molto interessante. Io volevo chiedere di un paese che non si può dire che è sull'altra sponda, forse dalla sponda nostra, ma che appartiene al mondo musulmano e forse il paese più significativo e oggi più problematico, che è la Turchia. Sarebbe interessante, caro professore, magari qualche parola anche sulla situazione che credo sia la più complessa oggi, quella della Turchia. Abbiamo anche il presidente che è in visita in Italia oggi e dal Papa. Grazie. C'è qualcuno qua? Sempre lei? Com'è? È stato fatto un riferimento alla, diciamo così, presunta carta di Medina. Ora immagino che questa carta appartenga al primo periodo dei rapporti a Medina fra Maometto e le tribù ebraiche. All'inizio i rapporti erano stati relativamente amichevoli, in seguito però si sono completamente guastati. Una tribù ebraica, di cui non ricordo il nome, è stata espulsa da Medina. Un'altra tribù, la tribù dei Quraiz, ha avuto una sorte peggiore, l'hanno accusata di tradimento, che però sarebbe stato cancellato dalla conversione all'Islam. Non si sono convertiti, allora gli uomini e i ragazzi
sono stati condannati a morte, le donne e i bambini ridotti in schiavitù. Ora mi chiedo come queste cose si possono conciliare con la presunta carta di Medina. Grazie. Cerco di non farla troppo lunga. Allora, vorrei fare praticamente brevemente, se posso, qualche riflessione. No, cosa corta. Una domanda. Allora, lei praticamente ha cominciato parlando di Stato, che non c'è nel mondo islamico, poi parlando dicendo una cosa interessantissima, che ha detto praticamente che la Sharia, in un certo senso, politica, è stata un po' inventata dal colonialismo occidentale, perché prima era solo una cosa religiosa. Ecco. Poi sinceramente l'ho seguita, però a me questo entusiasmo della secolarizzazione del mondo islamico io sinceramente non ce l'ho, perché è un po', diciamo, sì è vero, il procedimento, per carità, i diritti umani, non le lapidazioni, voglio dire, diritto di famiglia, non decapitazioni, però voglio dire, è il procedimento che anche l'Occidente ovviamente ha avuto, come le guerre religiose, quelle islamiche, però la secolarizzazione porta anche alla perdita di valori, quindi io con l'ateismo, queste cose, non sono molto d'accordo, ecco, voglio dire. Ecco, l'ultima domanda invece, voglio dirle, non ho parlato di un paese, che è l'Arabia Saudita, ed è un paese interessante perché dato che noi abbiamo molta paura della Sharia, della legge islamica, diciamo così, tra l'altro è un po' in contraddizione, proprio come lei ha fatto l'esempio, cioè un paese che si dichiara molto islamico, eccetera, però poi ha gli oppositori islamici al loro interno e che pure, diciamo, noi siamo molto alleati, anzi gli vendiamo le armi, bombardiamo lo Yemen, e quindi forse questa voglia, questa volontà, diciamo così, di esportare, diciamo, la democrazia, soprattutto di giudicare gli altri, la moralità. Sì, è questa domanda, questa. Di dire, insomma, che noi abbiamo tanti diritti umani da insegnare agli altri. Beh, io avrei i miei dubbi, visto che abbiamo un po' questa schizofrenia, un po' ce l'abbiamo con gli islamici, un po' stiamo con l'Arabia Saudita, che proprio i diritti umani proprio non è che, voglio dire, andiamo. Risponda. Allora, molto brevemente. L'Algeria io vedrei un po' lo stesso modello, ancora abuso un po' di questo termine, schizofrenico, che abbiamo già visto in altre realtà, cioè l'Algeria. Allora, l'Algeria è interessante. Allora, Algeria viene appunto territorio d'oltremare francese, oggetto di una politica francese speciale, perché l'Algeria chiederà l'applicazione della legge di separazione del 1905, non viene introdotta, un decreto francese concede la cittadinanza agli ebrei, ma non la concede ai musulmani, quindi una politica coloniale che divisiva all'interno della stessa comunità algerina, per cui sono i segnali per cui gli ebrei, queste comunità che erano così impiantate in questi territori, cominciano a essere viste come comunità di stranieri. Appunto, gli ebrei algerini diventano cittadini francesi, i musulmani francesi no, ovviamente, perché sono troppi. E quando l'Algeria parte, il Fronte di Liberazione Nazionale ha delle carte che da una parte affermano il socialismo e quindi affermano un determinato modello, ma è molto chiaro che il riferimento islamico-musulmano non può essere abbandonato. Quindi sempre di più vi è questo avvitamento, mano a mano che fallisce il progetto socialista ci si aggrappa invece a quello musulmano, e secondo me in questo momento, pur avendo riformato la Costituzione anche l'Algeria in tempi recenti, è uno dei paesi più bloccati dal punto di vista politico, cioè l'Algeria è una polveriera, diciamo così, tenuta da un governo militare molto forte, ma l'Algeria non ha superato il dramma del 92 delle elezioni vinte dal fronte di salute, dal partito musulmano. Quindi l'Algeria rappresenta, secondo me, un esempio. Lo paragonerei più all'Egitto che alla Tunisia e al Marocco, insomma, di una realtà estremamente rigida.
Il Marocco, ecco, io non parlerei tanto di laicità di Hassan II, o meglio, userei questo termine nel dire che Hassan II, uomo di grande cultura, grande capacità politica, laico, ma lo userei nel termine del potere temporale, che ha uno strettissimo controllo di quello religioso, per cui lo fa andare in una determinata situazione, evitando quelle che per alcune sono delle derive di tipo ideologico. Il successore non voleva in realtà seguire la strada di Hassan II, ma ci si è trovato, nel senso che l'attuale re, non dico sia costretto a questo ruolo, lo fa e lo fa anche in maniera più moderata, ma in un certo senso lì si vede come il ruolo della società, cioè una società, in quello forse è giusto sottolineare il ruolo anche di laicizzazione che può avere la monarchia, pur essendo una monarchia religiosa, il comandante dei credenti, perché all'interno di una società estremamente conservatrice, dove ci sono ancora dei poli molto forti, alcuni diritti vengono fatti avanzare proprio dalla monarchia. Un caso significativo è stato che nella Costituzione del 2011, nella Costituzione marocchina, non c'è l'espressione proprio letterale in riferimento alla libertà di coscienza. Il re avrebbe voluto inserire la libertà di coscienza, nel dibattito in commissione non vi è riusciti, ma la cosa interessante è che il portavoce del re in commissione ha perso il posto, cioè il re rappresenta un'istanza da questo punto di vista, e lo si vede anche nell'attività del Consiglio degli Ulema sull'apostasia e così via. La Turchia, qui è un caso interessante, perché la Turchia è l'unico paese, diciamo così, successore dell'impero ottomano. Quando cade l'impero ottomano, finalmente, era già da tempo che nell'impero ottomano l'elemento turco era arabo, era in contrasto, in tensione, e i turchi rimproveranno agli arabi la sconfitta nella prima guerra mondiale, il tradimento del nazionalismo arabo che mette a repentaglio l'impero. E la Turchia, già con i cosiddetti giovani turchi, quindi già prima della caduta appunto dell'impero, cominciava ad affermarsi come uno Stato all'europea, cioè questa autorità politica centrale molto forte di controllo. Tant'è che nel 1937 la Turchia diventa Stato laico, no? La laicità viene iscritta nella Costituzione, non subito, ma dopo un po', ma è una laicità di controllo, cioè che Kemal Atatürk è laico, ma il ministero che ha più fondi in tutta la Turchia è il Diyanet, cioè il ministero degli affari del culto. Non vi è una distinzione, ma la Turchia controlla il mondo religioso. Quindi la Turchia di Kemal Atatürk è uno Stato forte, senz'altro, ma non si può dire uno Stato con una società civile articolata, libera, cioè uno Stato fondamentalmente verticale, gerarchico, in cui fare politica è sempre stato piuttosto impegnativo. È anche una società ad alto tasso di violenza politica storicamente, la Turchia. L'AKP arriva al potere, e quando arriva al potere in maniera complessa, perché prima dell'AKP c'è un altro partito religioso che viene sciolto anche dalla corte di Strasburgo, cioè il Refa Partisi, c'è tutta una storia. Quando arriva al potere vi sono 10 anni, come dire, 10 anni in cui sembrava promettere molto bene questo AKP, perché sono gli anni in cui si diceva, ecco, si realizza la democrazia cristiana, la democrazia musulmana. Perché cosa fa l'AKP? L'AKP comincia a liberalizzare la società civile, nel senso che comincia a allentare quella che era una laicità turca estremamente stretta, in cui una ragazza che portava il velo non poteva accedere all'università, in cui non vi erano delle libertà civili forti. E i primi 10 anni dell'AKP sono anni in cui sembra che vi sia una pluralizzazione. Poi ad un certo punto l'inversione, no? L'inversione, che il grande scontro tra la spiritualità dell'AKP, che si islamizza, la spiritualità gulenista invece del cosiddetto movimento di Fethullah Gulen, e quindi di tutta un'altra famiglia turca, mostra secondo me se più banalmente in evidenza, da una parte la trasformazione in un dispotismo di tipo anche familistico, cioè nel momento in cui la famiglia Erdogan ha molti interessi in famiglia, diventa
diventa poi difficile lasciare il potere, in questo assomiglia forse all'esempio libico per certi versi, e dall'altra per tenere Erdogan alla fine si è trasformato in un Kemal Atatürk islamista, cioè riutilizza la macchina kemalista, cioè dello Stato gerarchico controllore, per un suo disegno politico che ha una venatura di tipo religioso, e quindi una società che è bloccata, rigida, ma è una rigidità che la Turchia ha già conosciuto con i laici repubblicani, e lui la colora di questa tinta populista, perché poi il suo elettorato è quello dell'Anatolia, un elettorato tradizionalista, religioso, a cui lui parla e da cui poi provengono i voti. E in più c'è questa componente familiare, secondo me, che in maniera molto pragmatica ha gli interessi con i paesi del Golfo, che in quell'area sono significativi, anche il Libano, cioè il caso Hariri, il suo rapimento, insomma ci sono di mezzo anche tante vicende di tipo personale. Io la carta di Medina è interessante, perché in effetti a nessuno interessa la storia della carta di Medina, cioè la carta di Medina che viene evocata in quei documenti è una carta ipostatizzata, è una carta immaginaria, bloccata nel suo elemento letterale, decontestualizzata e posta fuori dalla storia. Non interessa più sapere se sia vero o no la fine delle tribù ebraiche, il fatto che poi questo pluralismo sia scomparso totalmente dalla penisola, ma quello che è interessante è che questo documento viene colto in una realtà storica, viene proprio isolato nella sua realtà, che viene posta appunto come paradigma, come modello. Io non esprimevo l'entusiasmo per la secolarizzazione, cioè quello che volevo, che va distinto secondo me, è sempre secolarizzazione e laicizzazione, che non sono due fenomeni identici. Secolarizzazione è una registrazione di quelle che sono evoluzioni sociali, cioè il fatto che vi sia tra i giovani di quei paesi una minor presa della religione, maggiore trasgressione, fenomeni come l'ateismo. Questa è una fotografia, non è una valutazione. Dove io invece do la valutazione è nell'elemento della laicizzazione, cioè ciò che a me interessa è sapere se quei comportamenti sociali vengono considerati dal diritto e se sì, come. Se uno Stato mi punisce un ateo, vuol dire che quel fatto sociale ha rilevanza civile e lo Stato è secolare ma non laico. Se lo Stato invece è secolare e quell'eventuale ateismo viene rispettato, parola grossa, viene accettato, vuol dire che lo Stato si va laicizzando, che non è un giudizio, ma vuol dire che comincia a valutare i propri cittadini senza far sì che le loro opzioni religiose, quindi la religione che diventa un'opzione, anche questa è una trasformazione profondissima, abbiano delle conseguenze. Poi il discorso dei valori è molto importante anche questo, perché ovviamente queste società vivono una crisi che rispetto alla paura dei valori fa emergere processi simili a quelli che sperimentiamo noi in Europa. È chiaro che di fronte alla crisi dei valori certo Islam risponde con un radicalismo musulmano, come dire, noi rispondiamo con le radici, torniamo alle radici, torniamo alla salafia, no? Il salafismo, perché lì era il vero Islam rispetto a questi debosciati che non appartengono più, eccetera. Ma la cosa interessante è che lo Stato rispetto a queste trasformazioni comincia ad agire da arbitro. Poi io non sono affatto entusiasta, nel senso che non so fino a che punto, cioè è ancora molto, non è una situazione chiara, cioè ancora oggi se una persona rompe il digiuno di Ramadan in pubblico in Marocco, ma anche in Tunisia, va incontro a delle sanzioni penali. Se io mangio un panino in piazza durante Ramadan, ecco, non è, c'è gente che è finita in carcere anche recentemente. La cosa interessante è che le persone incarcerate, c'è stato un dibattito pubblico sociale per la prima volta di un'opinione pubblica che diceva: ma lo Stato che diritto ha di incarcerarmi per questo? Cioè si vede che sono società che stanno vivendo questa tensione, questa trasformazione, ma che è una trasformazione
appunto con tante tensioni, tanti contrasti. Ecco, però io dividerei secolarizzazione e laicizzazione. Poi l'Arabia Saudita è un altro mondo ancora, cioè è l'unico paese che dice di non avere una costituzione, cioè nel 92 ne ha scritta una, ma insomma, e sui diritti umani, l'ho detto in conclusione, anch'io credo che la impostazione non sia quella imparate da noi che siamo bravi, cioè io credo molto nell'idea, nell'esigenza di recuperare l'universalità del discorso sui diritti umani, cioè cercare di ritrovare in quei diritti un fondamento comune che possa parlare o che possa essere letto da diverse angolazioni e da diverse tradizioni, non tanto da un'esperienza che ha un condizionamento storico che risponda a delle dinamiche storiche precise che non ha senso esportare o importare, cioè siamo tutti prodotti di esportazione e importazione, è difficile ragionare in questi termini. Certo c'è un'influenza, perché è innegabile che le giovani generazioni del sud guardino su internet quando è libero quello che succede negli Stati Uniti o quello che succede in Europa. È innegabile dire che qui, che in Europa c'è una società civile, politica, che ha tutta una serie di garanzie, di diritti e di libertà che non hanno le società civili di quei paesi, non perché siano peggiori di noi, ma perché la storia è stata diversa, quindi sarebbe assurdo che da queste differenze ne discendesse un giudizio di valore, ma è chiaro che questi sviluppi ci sono, e poi appunto le contraddizioni che lei metteva in evidenza sono davanti agli occhi di tutti, insomma. Benissimo. Grazie, direi risposte molto chiare, precise, e grazie al nostro relatore Alessandro Ferrari. Ancora l'appuntamento per chi vuole è lunedì prossimo con la relazione di Raveri sul Giappone. Arrivederci.